Un terzo elemento particolarmente significativo, sul piano sociale questa volta, è sicuramente, l'abbiamo già detto, la nascita della borghesia cittadina, soprattutto, che affianca, per così dire, lo sviluppo di un nuovo tipo di economia. E questa borghesia è una borghesia commerciale, artigianale, ma poi diventerà anche una borghesia imprenditoriale e industriale. Questo nuovo ceto sociale è intrinsecamente legato quindi allo sviluppo dei paesi a maggioranza protestante, ma c'è un'altra rivoluzione importante dal punto di vista sociale, anzi forse socioculturale direi, molto significativa, portata avanti dalla riforma protestante, cioè la nascita, potremmo dire, sorgere di una coscienza individuale. Già, quella coscienza che ci rende appunto individui, ci rende singoli e fa sì che ciascuno di noi, attraverso il libero esame delle scritture, della parola, possa in qualche modo entrare in relazione diretta, non mediata, con Dio. Questo è uno dei cavalli di battaglia della Riforma protestante fin dai tempi di Lutero. Il rapporto diretto dell'uomo, del fedele, con Dio. Come avviene questo rapporto? Secondo una libera e responsabile coscienza, non secondo appunto mediatori, magari della Chiesa. No, il singolo fedele si relaziona e si rapporta direttamente attraverso le scritture a Dio. Questo è un elemento fondamentale, e attraverso questo elemento si farà spazio sempre di più per il sorgere di una coscienza individuale e quindi dell'idea di individualità, così importante negli sviluppi anche politico-culturali che si avranno nella modernità, se solo pensiamo al cammino dei diritti, al cammino che le carte costituzionali e la lotta per i diritti civili porterà in termini di innovazione politica per tutto l'arco della modernità.